mezzogiorno di Focus. Ritornano le belle abitudini dopo le vacanze di Natale. Sono belle. Anche se in realtà non ci siamo mai fermati. Beh, adesso belle. In realtà, quando si parla di scienza è sempre una cosa bella. Purtroppo, noi non abbiamo Alberto Angela, ma in questo appuntamento dedicato alla divulgazione scientifica. No, abbiamo lui. Manco Palazzo Giacobbo. Axel. Sì, nella persona di Andrea Polazzi. Ciao Andrea. Allora, ben ritrovati da Max Alberici, da Matteo Bonaletto, dal nostro grande divulgatore scientifico che non va mai in vacanza. Ma come divulgatore? Avete di smaltito? Più? Certo. Avete smaltito dopo le feste? Guarda, sì. Anche no. E comunque non sono affari tuoi. Ma come no? No, non sono per fare tuoi. Scienza bisogna raccogliere dati. Va bene. Serve la verifica empirica. Sì. Va bene. Allora, questo è un programma che si occupa di divulgazione scientifica in onda ogni sabato alle 12, la domenica alle 12:30 più o meno. Se non vi ricordate, vi ricordiamo noi qual era la domanda con la quale ci siamo lasciati il fine settimana della Befana. Cosa c'è nel mezzo di contrasto? Oh, quello che si usa per tutte, insomma, vai, Max, per alcune tipologie cioè, di esami. Abbiamo avuto tempo mezzo per di contrasto è quel liquido che si beve quando poi vai a fare le analisi. Sì, allora, bravo. Sicuramente ci sono delle cose schifide. Perché sicuro. Quando, se mai voi l'avete bevuto, insomma, mi è capitato una volta, è una roba che non digerisci mai più. Secondo me è il gesso. Può darsi, anche perché secondo c'è me c'è il gesso. C'è quel retrogusto gessoso. Gessato. Gessoso, sì. Sì, sì, sì. Cosa c'è nel liquido di contrasto? Tutto dipende dalla tipologia di esame che si deve andare a fare. Allora non sei stato preciso nella domanda. Nello studio dell'apparato digerente, per esempio, viene utilizzato un mezzo di contrasto che contiene il solfuro di bario. Grande. Forse era quello, Voi fate anche dei drink di solfuro al bario, di bario. Sì, sì, l'aperitivo al bario. Ma... oh, il solfuro di borio, altro che... Vabbè. Essendo insolubile non può essere assorbito dall'organismo e questa è la sua dote. Okay. Per ciò che riguarda invece gli esami sull'apparato ginecologico e urinario, il mezzo di contrasto è a base di iodio. In altre tipologie di test si utilizzano liquidi a base di gandolinio, ossido di ferro, è il gandolinio, o anche emoglobina. Ok, ma io credo di aver bevuto il borio, il bario, Ma il mezzo di contrasto più curioso è, diciamo, particolare. È l'uranio radioattivo. Fa molto contrasto. Scherzi, però fa contrasto. No, questo è un mezzo molto naturale. Cioè? E voi forse lo sapete. La lo camomilla. Bevete tutti i giorni. Che cos'è? Cioè, appurato cos'è? Che Matteo beve il solfuro di bario tutti i giorni. Tutte le mattine. Questo è un altro. Alle mattine. Forse anche la mattina beve anche questo. Il succo d'ananas. Davvero? È un liquido di contrasto? Il suo impiego riguarda la colangiografia, ossia l'analisi delle vie biliari, iniziato nel 2004, quando tre scienziati britannici ne hanno appurato le capacità magnetiche naturali. Va bene. Il vantaggio è che rispetto ai farmaci tradizionali ha un sapore più gradevole, oltre ad essere enormemente più economico, e anche alcune realtà qua della nostra regione la usavano. Era emersa la notizia qualche mese fa, è qualche anno fa. Che usavano il succo d'ananas. Esatto. Adesso ho avuto questo flash. Sì, esatto. Sì, sì, sì. Va bene. Preferisco il gesso, la... Dici? Sì. Perché tu la mattina bevi sempre, insomma, per colazione un bel bicchiere di gesso. Di gesso, sì, sì, allungato col bario. Mi fa stare, vabbè. Bene. Bene, tutta la giornata. Ma veniamo alle altre notizie che la scienza ci propone in questo inizio di gennaio. Oggi, scusate, sai cosa dice uno quando beve il bario? Ragazzi, sono veramente euforico. Eh beh, indubbiamente. Sì, sì, poi gli passa però. Cosa c'è dietro a un déjà vu? La TV. Posso andarmene? In realtà il cinema, perché è un film. Ah, però il déjà vu è quel momento... No, ma non era "ho avuto un déjà vu" davanti alla TV? La canzone? Io non è quella so. Sensazione di aver già vissuto una certa situazione. Esatto. Ma io l'ho vissuta. Siete voi che dite che è una cosa della testa, no? Io cosa c'è dietro il déjà vu? Non cioè ci sarebbe. Perché? Da dove deriva il nome? Perché è una cosa déjà vu. Che hai già, c'è già avuto, avuto. Bravo. Ma quello è Che bello sapere le lingue. Ma ragazzi, sono veramente euforico. Non c'è un errore della memoria, come molti credono, questo almeno ha appurato la scienza, ma al contrario il segnale del corretto funzionamento di quello che viene definito sistema di controllo del cervello sui ricordi. Questo sistema sarebbe infatti una sorta di antivirus, per usare un termine un po' informatico, che ci avverte con un allarme, che è appunto il déjà vu, se passando in rassegna i ricordi ci si imbatte in un errore, cioè in qualche cosa che non è sicuro ci sia veramente accaduta. Quindi praticamente è una sorta di controllo qualità del cervello. Lo ha studiato questo fenomeno e poi spiegato a Kira O'Connor. Certo. Sì, certo. La ricercatrice dell'università. No, ma guarda, non c'è bisogno che lo dici, la conosco bene. Che io è Kira. Sorella di...
di Cinedocon, certo. Bravo, bravo. Però è ricercatrice all'università di St. Andrews in Scozia. Non parliamo male di Cinedocon perché no, è una no, che piglia rabbia, poco presto, vabbè, vabbè. Dopo altro che déjà vu. Esatto. Questa ricercatrice Akira ha sottoposto a risonanza magnetica un gruppo di volontari dopo avergli indotto con una speciale tecnica questa misteriosa sensazione. Ok. Ha così scoperto che durante un déjà vu si attiva soprattutto la regione frontale del cervello, che è quella responsabile dei processi decisionali, e molto meno l'ippocampo, che è quello più coinvolto nella memoria. Quindi frontino coppino. Esatto. Quindi più il frontino e non il coppino. Oggi, eh? Quanto scoperto ha senso anche alla luce del fatto che i déjà vu, si dice, interessano soprattutto la popolazione più giovane e vanno scomparendo via via con l'avanzare dell'età. Non ne ho da anni, effettivamente. No. E sei veramente euforico. Sai perché per sono questo? Attivo oggi? Perché ho scoperto come si chiama il gatto di Max. Come si chiama? Guarda, lo faccio dire a Max perché Max? Sono Ma ancora Akira o Connor? Non è vero, il mio gatto si chiama Pallina. Non è vero. E le voglio un mondo di non bene. Non è vero, perché poco fa mi hai detto che si chiamava... Si chiama Oggy. 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 Di gatto. Oggy di gatto. Dai! Va bene. Andiamo avanti. No, si chiama... Vabbè, dai. Ma perché tiri fuori queste cose che non interessano mai? Voi siete ansiosi? No. A Gaganella. Cosa c'è dietro un carattere ansioso? Cosa caratterizza chi ha un carattere di questo tipo? Non so, è forse un po' di insicurezza. Bere direi. Il bario? Forse anche. Beh, insomma, essere borioso essere perché borioso. Hai bevuto il borio? Un'intelligenza superiore alla media. Ma l'ho sempre saputo. Ah, però. Secondo una ricerca canadese, l'aspetto vantaggioso dell'avere un carattere apprensivo è quello appunto di avere un'intelligenza sopra la media. Chi è lo scienziato? Il ricercatore della Axel Rose stavolta? No, la Lakehead University in Ontario. Ma pensa. Chi si stressa rimuginando disporrebbe di capacità linguistico-verbali superiori rispetto agli altri e si esprimerebbe con maggiore facilità, correttezza ed efficacia. No, bene. I ricercatori e gli studiosi hanno esaminato i test di intelligenza e una serie di questionari compilati da 126 studenti. Sì. Per misurare capacità intellettive e tendenza all'ansia, alla depressione, alla timidezza, al rimuginio e alla ruminazione mentale. Ruminazione mentale. Tu sei un ruminante mentale. Sono molto ruminante, sì. Questi fisicamente stati, e mentalmente. Questi stati psichici causano una iperattivazione delle facoltà cognitive che procede spesso di pari passo a pensieri negativi. Sì. Però dimostra anche che all'aumentare delle paure e della depressione aumentano anche i risultati ottenuti nei test di intelligenza verbale e linguistica. Che bello. Beh, magrissima consolazione. Però visto? Sarebbe meglio essere poco ansiosi, ecco. Però sei intelligente e superiore alla media. E allora, siccome sono intelligente e superiore alla media, so anche che è il momento di fermarci, di mettere un disco, poi torneremo tra poco. Sempre non avevo immaginare nella pausa. No, no, te lo prometto. Dites-moi d'où il vient, enfin je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on finit toujours par trouver. Elle dit qu'il n'est jamais très loin, qu'il part très souvent travailler. Maman dit travailler c'est bien, bien mieux qu'être mal accompagné. Pas vrai, où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché? Ça doit faire au moins mille fois que j'ai compté mes doigts. Hey. Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, où t'es, où papa, où t'es? Où t'es, 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 où t'es, où papa, où t'es? Qu'on y croit ou pas, y aura bien un jour où on n'y croira plus. Un jour ou l'autre, on sera tous papa et d'un jour à l'autre, on aura disparu. Serons-nous détestables? Serons-nous admirables? Des géniteurs ou des génies? Dites-nous qui donne naissance aux irresponsables? Hein? Dites-nous qui? Tiens, tout le monde sait comment on fait des bébés, mais personne sait comment on fait des papas. Monsieur, je sais tout, on aurait hérité, c'est ça. Faut que c'est de son pouce ou quoi? Dites-nous où c'est caché, ça doit faire au moins mille fois qu'on a bouffé nos doigts. Hey. Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, où t'es, où papa, où t'es? Où t'es, 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 où t'es, où papa, où t'es?
va pas, sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché, ça doit faire au moins mille fois que j'ai compté mes doigts. Hey, où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché, ça doit faire au moins mille fois que j'ai compté mes doigts. Hey, où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Papa, où t'es, où t'es, où t'es, où papa, où t'es, où t'es, 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 où t'es, où papa, où t'es. Torniamo insieme a mezzogiorno di Focus con il nostro divulgatore scientifico Andrea Polazzi, che ci porta altre novità. Una curiosità in questo caso, okay. Forse avevamo accennato in periodo olimpionico, ma mi piace ritornare sui contenuti delle medaglie. Sì. Cosa c'è secondo voi all'interno delle medaglie olimpiche? Vero, quella d'oro, quella d'argento? Quella d'oro c'è l'oro. Quella d'argento, l'argento. I fondi di caffè forse. Diciamo plastica. Che la differenza tra una medaglia d'oro e d'argento è piuttosto bassa, perché in entrambe c'è il 92,5% di argento. Ah, ma allora... Ah, cioè anche quella d'argento. D'oro è fatta d'argento. Esatto, però viene placcata da almeno 6 grammi d'oro. È un tarocco. Nelle medaglie di bronzo in realtà sono composte di rame con una percentuale di zinco anziché stagno. C'è lo zinco carbonio, ci sono delle batterie dentro. Tanto che hanno fatto una stima di quanto può costare, diciamo, con i prezzi correnti, una di queste medaglie. Allora, sì. Il primo classificato si è messo al collo 530 euro. Beh. Il secondo 290 euro. Il terzo 3,50 euro. La medaglia di bronzo vale 3,50 euro. Tutta quella fatica, tutti anni e anni ad allenarsi per 3,50 euro. Ecco perché chi arriva terzo e poi è la vittoria, diciamo così, spirituale. Non è quella della medaglia. Vabbè, ho capito. Insomma, sì, ecco. Vabbè. Tra l'altro, alle Olimpiadi di Tokyo del 2020 sembra che cambierà ancora la composizione delle medaglie, cioè saranno composte da materiali riciclati e ricavati dagli smartphone. Quindi li vanno... Quindi gli squilleranno probabilmente durante la premiazione. Oppure li vanno a prendere direttamente all'IKEA, se le montano da soli. Al nostro Max Alberici, che è un appassionato di informatica, ma è vero che dentro gli smartphone c'è una piccolissima quantità di oro? Credo di sì. È vero, sì. Credo di nel sì. Nel circuito... Sì. Quindi il primo classificato è direttamente uno smartphone. Ma infatti, con quello che costano, costano molto più gli smartphone delle medaglie a questo punto. Forse, sì. Il problema è che le medaglie non prendono fuoco se le attacchi al caricabatteria. No. E se provi a piegarle non si piegano. Alcuni smartphone invece pigliano fuoco. Piano focus. Sì, piano focus. Allora, io vi chiedo se sapete cosa si nasconde dietro la sigla Pantone 448C. No, questo lo sa Matte, che è uno che di Pantoni ne sa pacchi. Io Pantone non so. Non so cosa è. Pantone coi canditi. So qual è il Pantone dell'anno. Qual è il Pantone dell'anno? È il Greenery. Il Greenery. Tra il verde pisello e il verde acceso e il verde acido. Ok, e lì nel mezzo. Greenery. Cioè un verdeggiante. Ha un poco invidiabile primato questo colore. Pantone 4-4. È il nome del colore più brutto del mondo. Cos'è? A decretare il vincitore di questo secondo me è un marrone. Di questo poco attraente primato è una ricerca realizzata in Australia, commissionata dal governo, su un campione composto da 1000 fumatori di età compresa fra i 16 e i 64 anni. Ma perché anni. Fumatori? Scusami, Pantone... L'obiettivo Pantone 448C. 448C. L'obiettivo era scoprire quale colore risultasse per loro più fastidioso alla vista. Ah, dai. Da usare appunto per i pacchetti di sigarette per disincentivare il fumo. Sì. Ed è questo tipo di colore è risultato il più scoraggiante. Ma cos'è? Il più brutto per cos'è? Tutti. Cos'è? Un giallo, un è verde? È un marroncino. È un marrone, lo sapevo. Un marrone. Tendente al grigio. Fatto sta che da quando l'hanno usato le vendite di tabacco in Australia sono calate. Davvero. Quindi deve essere proprio brutto. Va bene. Ma immaginavo che fosse un marrone, Non perché sia brutto il marrone, perché ricorda cose... Ma va bene. E adesso vi do dei consigli utili. Vai. Come si fa a combattere il jet lag? Si dorme. Ma no. No, vabbè, insomma. Si beve tanta acqua. Ma va.
dopo fai tanto plin plin e non dormi. Stai sveglio. No, secondo me no. Non lo so. Non si va da nessuno, si sta a casa. Fai un viaggio al contrario. Esatto, bravo Matt, ha ragione lui. Di continuo, però. Sì, continuo. Si fa un viaggio al contrario. Va bello. Non so se sei allo stesso livello di Jim Waterhouse. Si viaggia nel tempo. No. Con una DeLorean. Insomma, questo Jim Waterhouse, che è docente di ritmi biologici, sarebbe le casine dell'acqua. La casina dell'acqua, infatti sì. Alla John Moores University è di Gilberto Liverpool. Casina dell'acqua, sì? È di Waterhouse. In previsione di un viaggio verso ovest, sì? Bisogna andare a letto la sera e svegliarsi la mattina un'ora più tardi rispetto alle abitudini. Ok. Questo per 8 giorni prima del viaggio. Ah, ok, quindi devi abituarti. Per tutti gli 8 giorni precedenti. Sì, sì. Se invece si viaggia verso est, occorre andare a letto e alzarsi un'ora prima. Ok. Prima. Al Laboratorio Nazionale prende di appunti lui. Argonne, negli Stati Uniti, sì. Un team di scienziati ha anche messo a punto la dieta anti-jet lag. Che cosa bisogna mangiare? Allora, segnate. Vai. Prevede. Sì. 4 giorni prima della partenza, sì. Colazione e pranzo ricchi di proteine e cena a base di carboidrati. Ma pensavo di metodi di contrasto. 3 giorni prima, invece, bisogna consumare poche calorie, quindi insalata, zuppe e succhi. Sì. 2 giorni prima, di nuovo proteine a colazione e pranzo e carboidrati a cena. Pizza l'ultimo giorno. L'ultimo giorno si torna alla dieta leggera. Ma come? Cioè mele. Occhio al caffè poi è concesso solo tra le 15 e le 17. Sì, ma che noia, sto a casa. Mentre è ammesso il giorno della partenza al mattino per chi va verso ovest e nel pomeriggio per chi va verso est. Sì, ma è un lavoro, è un lavoro. Tempo vabbè, che ti ricordi vabbè. Tutto, stai sveglio ancora di più. Dai, un'altra prima del domandone finale. Oh, allora, un'altra prima del domandone se finale. Se ce l'abbiamo, se no andiamo al domandone. Allora. Perché è stata una puntata ricca. Io ce l'ho. Vai. L'ha raccontato Andrea. Lo so, ma lui sta aspettando questo. Io non ve ne ho parlato ancora oggi. Vai. Ma voi siete lì in attesa. Siamo i nostri amici. Che cosa? Siamo la trasmissione più seguita. No, dai batteri. No, che schifo. Puzze, batteri, no. No. Parliamo, perché voi pensate che i batteri siano cose negative e brutte. E beh, insomma. Invece sono i burattinai dentro di noi. Bello. Siamo circondati e invasi da ospiti invisibili che ci accompagnano sempre. Ma dai. E danno anche dei risultati positivi. Tipo, se ne hai tipo ad esempio? Ad esempio. Dei batteri buoni. Più lactobacillus acidophilus, sì? Uguale meno raffreddore nei bambini. Pensavo più naturale regolarità. L'uso di questo batterio riduce l'incidenza di febbre, tosse e raffreddore. Bene. E anche l'uso di antibiotici. Molto bene. Lactobacillus casei? È quello della naturale regolarità. Esatto. È quello. Ne hai di più? Buon umore assicurato. Regolarità. Ecco, buon umore. Umore perché? Migliore nelle persone affette da sindrome da fatica cronica. Ha ragione. Chi ha perso il lactobacillus casei, l'ansia è diminuita. Ma buon umore per quello. La Marcuzzi e Geppi Cucciari sono contentissime. Ad esempio questo lactobacillus qui di cui leggo, sì. Non lo conoscevo, il Delbrueckii. Cosa fa il Delbrueckii? Balazs Axel. Sembra un po' lombardo, ma in realtà diminuisce il rischio di raffreddore per gli anziani. Ah, ok. E aumenta l'attività delle cellule killer del sistema immunitario che combattono le infezioni. Molto bene. E se hai del toxoplasma gondoi, sì. Un po' sia a casa. Esatto, sì, ce l'hai. Sì. Ma te lo conserva. Perché avanza, tra le pieghe del divano. Sempre. Sì. Però se ne hai di più, sempre se sei un uomo, e dovresti esserlo, sì. Ti rende meno attento. Perché questo toxoplasma è legato a un maggior rischio di incidenti perché riduce la concentrazione. Quindi don't try this at home, soprattutto quando dovete guidare. E infine torniamo ai bambini con lactobacillus reuteri uguale meno attacchi di coliche nei bambini. Bene, hai capito? Bene. Questo lo diciamo a tutte quindi le mamme e i papà. Quindi puoi riempirti di lactobacillus. Viva i batteri buoni. Ok. Sì. Chiudiamo con il domandone, quello che la cui risposta sveleremo nella prossima puntata. Sì. Non ancora. No, stai buono che aveva una pagina aperta sulle puzze. Infatti, immagino. Meno male l'abbiamo saltata. Vi chiedo cosa c'è dietro a un naso lungo. Un grande... Posso rispondere? No! La risposta la diamo forse la settimana prossima a mezzogiorno di Focus. Alla ciao prossima. A tutti. Ciao. Ma non è che per caso. No! Mezzogiorno di Focus.